19 concerti in 14 luoghi del centro storico, oltre 40 artisti di prestigio internazionale. L'ottava edizione del Festival Spina Corona, con le passeggiate musicali nel cuore di Napoli, è stata presentata questa mattina a Palazzo Cavalcanti. Si svolgerà dal 3 al 6 ottobre con la direzione artistica di Michele Campanella. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Noi vogliamo fare questa cosa di andare a scoprire Napoli attraverso la musica. E il festival è molto breve, ma è molto intenso, perché i concerti sono 19. Non accavallati l'uno all'altro, ma si può passeggiare e ascoltare tutto. Diamo una medaglia a chi ascolta tutte e 19 i concerti. Quest'anno il festival è dedicato alla memoria di Vincenzo Vitale, fondatore di una celebre scuola pianistica napoletana. Il focus su Vitale per me tocca tutte, soprattutto il mio cuore, ma anche il mio cervello, perché è stato un grandissimo maestro, ma proprio grandissimo, non uso questo attributo così per caso, che è stato conosciuto e conosciuto tuttora in tutto il mondo, ma c'è una frangia di musicisti che pensano qualcosa di sbagliato di Vitale, che sia stato solo un tecnico. Ospite d'onore del festival, il compositore francese Guillaume Canusson, di cui saranno eseguiti alcuni brani. Siamo molto felici di poter ospitare l'ottava edizione di Spina Corona, un grande evento musicale, ma non solo, soprattutto culturale. Città della musica è grandi eventi, città della musica è musica pop, città della musica però è anche Spina Corona, è anche portare la musica classica del maestro Campanella, che ci onora della sua presenza, per la città e valorizzare con le passeggiate musicali che caratterizzano questa edizione tantissimi siti culturali di Napoli. Il Festival Spina Corona ci porterà, ci condurrà in un percorso musicale in alcune tra le più belle chiese della città, tra cui mi piace ricordare la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, a Piazza Mercato, che ultimati i lavori UNESCO è stata restituita alla città e alla programmazione del comune.